comportamenti scorretti alla guida dell'auto sono la prima causa di morti e feriti nelle aree urbane. Fra le principali cause degli incidenti ci sono il mancato rispetto delle regole e la velocità. Lasciamo sempre al pedone il tempo di attraversare la strada. Ricordiamoci che dietro ogni pallone c'è sempre un bambino che può rincorrerlo senza fare attenzione alle auto. Per guidare in sicurezza per se stessi e per gli altri è necessario avere piene capacità psicofisiche. La gentilezza in strada è sempre vincente. Scambiare dei gesti di cordialità con i passanti su qualsiasi mezzo viaggino e anche non necessariamente dovuti aiuta a relazionarsi meglio con gli altri, a infondere serenità e rispetto reciproco. La strada è uno spazio condiviso.